Eccoci qua, vi racconto oggi la carpa qui al lago di Mergozzo. Abbiamo fatto degli ingredienti molto semplici che tutti possono fare sia a casa ma anche al ristorante. Questo qui sono dei mirtilli, possibilmente di montagna. Noi abbiamo usato i mirtilli di montagna della Val Formazza, sono stati frullati e li andiamo a posizionare al centro del piatto. Con un colpo poi facciamo questi schizzi decorativi su tutto il piatto. A ricordare poi il sapore fresco, mettiamo dei mirtilli e una mora al centro del piatto. Proseguiamo con un pisello mangiatutto che è stato sbollentato in acqua e successivamente aperto in acqua e sale ovviamente. E poi abbiamo appunto la nostra carpa, la nostra regina. Questa carpa è stata sfilettata, successivamente l'abbiamo spinata. Bisogna fare attenzione alle spine perché ha spine a forchetta, quindi bisogna stare attenti a toglierle. E abbiamo fatto questa forma particolare. Dopodiché dentro abbiamo messo un burro aromatizzato al limone, quindi una nota agrumata. L'abbiamo chiusa, avvolta dentro una pellicola e è stata cotta poi a vapore, quindi semplicemente. Andiamo a glassarlo a questo punto con un fondo molto aromatico, è stato ricavato dal lago, quindi tutte le lische della carpa, le squame, la testa, abbiamo tostate, abbiamo fatto questo fondo che ha ridotto. E abbiamo poi messo, per ricordare anche qui la freschezza, una purea di more all'interno e poi abbiamo dato questo colore nero particolare con il nero di seppia. E andiamo proprio a glassarla sopra. Una salsa molto lucida anche perché l'abbiamo leggermente montata al burro. Anche qui un burro di montagna che ricorda la Val Formazza. La prendiamo delicatamente e la andiamo a posizionare sul piatto. Terminiamo poi il tutto con un bellissimo fiore di nasturzio che è leggermente piccante e anche un pochino acidulo e andiamo a mettere qualche petalo sopra. Eccola qua.